Valeria Bottelli è presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano, anche lei si trova qui a Lampedusa per questa conferenza degli ordini, il cui motto, il cui tema è l'architettura è per tutti. Dunque, l'architettura è per tutti, mai titolo fu più azzeccato per una conferenza che sceglie proprio a Lampedusa di far incontrare i presidenti degli ordini degli architetti italiani, quindi i rappresentanti di 150.000 professionisti sul territorio italiano, e che vuole riaffermare il valore civile della nostra professione, spesso dimenticato in un territorio che per mille motivi ha problematiche sia di abusivismo, di accoglienza, di emergenza, eccetera. Quindi nonostante la difficoltà magari di raggiungere il luogo per tutti i presidenti italiani, colgo con molto favore questa decisione, i contenuti di questa conferenza per ora molto interessanti, e porto, diciamo così, il nostro contributo di Milano, che si accompagna a molte delle cose che ho sentito stamattina, soprattutto sul tema del limite al consumo di suolo, sul riuso, sul lavorare, sul costruito, parlando di un territorio come quello di Milano che vede in questo momento centinaia di edifici abbandonati, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata, perché non riescono a ritrovare una funzione. Noi abbiamo a brevissimo la pubblicazione del nuovo regolamento edilizio, che ha visto una grande partecipazione, oltre che della politica anche della società civile, e che cerca di affermare e di comprendere misure molto innovative in questo senso, come la premialità per gli operatori che useranno concorsi, come delle innovazioni su un piano di igiene ambientale che consentano ad esempio a edifici precedentemente con funzioni produttive o soprattutto terziarie di poter essere riconvertiti in modo simile a quanto accade nelle più grandi metropoli europee, dove i regolamenti sono veramente al servizio della cittadinanza e quindi consentono quelle operazioni di riuso che abbiamo visto anche richiamate stamane. Quindi il nostro lavoro nelle prossime settimane sarà tutto indirizzato a cercare di rafforzare, di essere utili a un processo che mette in rete gli operatori, il comune, speriamo anche l'ASL, per favorire in tutti i modi il riuso edilizio, che è uno dei motori secondo noi di ripresa dell'edilizia e quindi anche di un'attività che è per tutti, come appunto dice la conferenza, quindi cittadini, abitanti, eccetera, eccetera.